I friulani appartengono a una civiltà di tradizioni prevalentemente contadine e artigianali e quindi sono dotati da sempre di una buona manualità. Carlo Sgorlone. Se, come diceva Carlo Sgorlone, i friulani sono dotati di buona manualità, un campo nel quale hanno fatto valere questa manualità, questa operosità, l'ingegno, è proprio il campo del legno arredo. Riavvolgere il nastro dei primi 70 anni della Snaidero è un po' come assaporare tutte le suggestioni di un'azienda che è un affare di famiglia, icona del Made in Italy che ha fatto di un cognome un nome proprio di cucina. Tutto ha inizio a Maiano grazie all'intuizione e alla lungimiranza di Rino Snaidero, il cavaliere Rino Snaidero. Piazza Libertà è un luogo simbolo anche per la rinascita non solo di Udine, del Friuli, ma dell'Italia intera all'indomani della liberazione e quindi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. C'è un grande cambiamento, diciamo il paese così è il Friuli, è devastato dalle distruzioni sia fisiche che morali portate dalla guerra, ma è anche un'occasione di cimentarsi con le nuove opportunità offerte dalla ricostruzione. E tra questi, se parliamo di legno e arredo, dobbiamo ricordare Rino Snaidero. Rino Snaidero che nel 1946 aveva deciso di mettersi in proprio dopo aver frequentato una scuola di disegno e aver lavorato come garzone in una bottega artigiana, decide di mettersi in proprio per produrre mobili. E 8 anni più tardi, dopo aver visto alcuni cataloghi di cucine americane, molto eleganti, semplici, decide di cimentarsi con la produzione di questo nuovo prodotto. 70 anni fa mio padre ha iniziato subito dopo la guerra da artigiano, quindi da generalista, quindi inizialmente ha iniziato a produrre varie attività per la casa, poi magicamente ha scoperto che quando ha fatto la prima cucina, che era il prodotto di cui si è innamorato, che gli piaceva, che in qualche modo sentiva più suo, e da quel giorno ha iniziato a produrre dei prodotti non solo dal punto di vista artigianale ma anche dal punto di vista un po' più industriale, quindi in serie, e da quel giorno è diventato uno specialista di cucina ed è credo il vero passaggio fra azienda artigianale e azienda industriale, cioè quando uno decide di non fare qualsiasi cosa ma di specializzarsi in qualcosa che gli piace, che sente suo e nel quale sente di poter dare un contributo di innovazione piuttosto che di ricerca, piuttosto che di successo sul mercato, perché evidentemente è forse il prodotto che rende di più dal punto di vista commerciale. L'idea di Rino Snaidero, accompagnata chiaramente da ingegno, capacità, intuizione, si colloca molto bene nel periodo. È vincente l'idea perché Rino Snaidero è in qualche modo partecipa a quello che sono i benefici del miracolo economico italiano. Tra i primi anni 50 e l'inizio degli anni 60 l'Italia cambia volto, si sono dimenticate le distruzioni della guerra, aumentano gli investimenti, aumentano i consumi. All'inizio degli anni 60 le prime rivendicazioni salariali consentono anche un aumento del reddito da parte della popolazione e si inizia a diffondere in Italia il cosiddetto American Way of Life, dando la possibilità ad aziende come la Snaidero di vendere i propri prodotti che iniziano a rappresentare il Made in Italy nel mondo. Una storia fatta di esperienza, attenzione al mercato, attenzione ai clienti, una storia fatta di ricerca, di innovazione, quindi ci sono molti aggettivi che vengono in mente, ma sicuramente una grandissima attenzione a diventare un'azienda internazionale, a crescere su diversi mercati.
una storia di famiglia dove il futuro ingegner Eddie Snaidero da piccolo gioca con imballi e colle in quello che una volta era poco più di un laboratorio artigianale, che però quasi da subito dà già lavoro a 16 persone e che oggi invece è un vanto dell'economia friulana e italiana, un marchio riconosciuto e acquistato anche oltre i confini del bel paese. La caratteristica vincente della Snaidero fin da subito è quella della internazionalizzazione. Subito la Snaidero si caratterizza per una particolare attenzione all'export. E l'altro elemento importante, anche qui in qualche modo figlio dell'epoca, ma non appannaggio di tutti, è l'attenzione che Rino Snaidero dà all'elemento pubblicitario. Vanno ricordati appunto il legame tra Rino Snaidero e la trasmissione Carosello, o ancora di più la sponsorizzazione che decide di intraprendere a metà degli anni 60 nel campo del basket, che per tre lustri porterà Udine alla ribalta sul piano nazionale con importanti piazzamenti anche in alcune coppe. Io mi ricordo le parole di Rino Snaidero quando 20 anni fa si stava lanciando una cucina, ed era una cucina importante, sempre con un grande disegno di architetti, con degli sviluppi particolari per creare anche la diversificazione, che diceva: non possiamo sbagliare, bisogna studiarla bene. Cioè, quando si fanno delle cose che poi saranno un'icona, c'è la necessità di vederla, approfondirla, studiarla, provarla, fare i prototipi. Cioè, è abbastanza lunga, proprio perché bisogna essere sicuri di sviluppare un prodotto che ti identifica e soprattutto che abbia anche l'opportunità di avere la fortuna di resistere nel tempo. Noi abbiamo degli esempi come la Ola, che ci identifica ormai dal 1992, che è stato un successo strepitoso, enorme, e ancora ad oggi, quando si parla di Snaidero, uno dei primi modelli che viene in mente è la Ola. Quest'anno non solo festeggiamo i 70 anni di storia dell'azienda, ma in qualche modo ripresentiamo un po' un percorso storico di quello che è successo in questi 70 anni, anche attraverso una serie di modelli che rappresentano i prodotti più importanti di questi 70 anni di storia, la maggior parte dei quali sono stati realizzati in collaborazione con grandi designer. Oggi mi vedete su una cucina che è un po' il simbolo, se vogliamo, di questi 70 anni di collaborazione con diversi designer. È ancora oggi la collaborazione più importante con la Pininfarina. È un prodotto che in qualche modo non solo ha segnato un'innovazione sul mercato, ma è anche il prodotto che ci ha permesso di far conoscere l'azienda in modo direi piuttosto ampio su diversi mercati. Chiaramente l'abbinamento Snaidero Pininfarina ormai è un classico. Pininfarina ha disegnato i vari settori, ma nella cucina significa Snaidero e viceversa. L'epopea Snaidero accompagna il miracolo degli anni 60, il boom economico, anzi lo contraddistingue con creazioni immortali come la Spazio Vivo, entrata immediatamente a far parte della collezione permanente del MoMA di New York. Sintetizza poi il decennio a cavallo fra i 70 e gli 80 nel metodo design, fino ad aprirsi alla sperimentazione degli anni 90. L'altro momento importante e significativo nella storia della Snaidero è rappresentato dagli anni 70-80. Certo, sul piano nazionale l'economia non era florida, la concorrenza internazionale, in particolare europea, iniziava a farsi sentire dopo l'apertura del mercato economico europeo. E quindi la Snaidero decide di internazionalizzarsi, aprendo uffici commerciali non solo in diverse parti d'Europa, ma anche in altre parti del mondo. Agli uffici commerciali seguiranno anche le aperture di alcuni stabilimenti industriali in Nord America, a Toronto, a Los Angeles, fino poi a giungere agli anni 90 con l'acquisizione del colosso tedesco della Rational. Le vicende della Snaidero riguardano poi successivamente l'importante e delicato passaggio generazionale avvenuto tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, quando Rino Snaidero ha ceduto il
il passo al in particolar modo al figlio Eddie. Il DNA stesso dell'azienda è stato impresso da mio padre ed è la grandissima attenzione all'innovazione e l'attenzione alla famiglia, perché noi ci rivolgiamo alle famiglie, poi che sia contra, che sia retail, che sia il mercato interno, che sia il mercato internazionale, comunque i nostri prodotti vanno nelle famiglie, quindi ci vuole una sensibilità, un'attenzione e una comprensione dei bisogni delle famiglie che è parte della cultura aziendale. Questa non è mai mancata e credo che se mancasse non avremmo la capacità di innovare i prodotti come stiamo cercando di dimostrare ancora e cercheremo di fare anche per i prossimi anni. Snaidero è stata ed è anche rivoluzione delle idee. Una su tutte, la recente acquisizione di un macchinario capace di ricevere informazioni dal pannello da sagomare. Un'inversione dei ruoli che significa velocità, precisione e soprattutto efficienza. Il pezzo in sostanza parla e comunica direttamente con le macchine e quindi le macchine si assettano, si sistemano, si preparano in base alle esigenze che quel pezzo ha bisogno come lavorazione e normalmente ogni pezzo ha quattro informazioni distinte, uno per ogni porto. È un impianto che assolutamente necessario per come il mercato si sta muovendo e soprattutto per quelle che sono le strategie della Snaidero, che è quella di andare verso una fortissima personalizzazione e quindi per personalizzare c'è la necessità di essere assolutamente flessibili. Oltre a questo, l'impianto permette un'esecuzione del prodotto con una qualità che esternamente diventerebbe al momento difficile ottenere, perché abbiamo un impianto di ultima generazione, quindi la qualità della lavorazione e dell'applicazione dei supporti e delle bordature è assolutamente in questo momento il top. ...450 persone impiegate in un'area vastissima per un'azienda dai forti legami locali. Dal Friuli si parte e in Friuli si resta. È immenso, è dislocato per una questione anche morfologica del territorio su un falso piano di una collina, su due aree di circa 100.000 metri quadri coperti, no? Complessivi. Ha una parte di produzione tradizionale di quella che è la scocca, se l'ha sempre prodotta internamente, a questo andiamo ad aggiungere il nuovo impianto che abbiamo avuto modo di vedere, che è quello della flessibilità e della personalizzazione delle ante e di molti particolari che oggi sulla cucina non si può fare a meno. Poi abbiamo la parte dei montaggi e della verniciatura, quindi è dislocata su un'area così grande perché ovviamente avendo all'interno le produzioni più importanti, compresa ad esempio la verniciatura, c'è la necessità di avere anche spazi che sono abbastanza importanti. Teniamo presente che produciamo ovviamente anche per le nostre consociate mobili che vengono vendute nel mercato tedesco. Il successo della Snaidero nel corso della storia ha sicuramente diversi elementi. Una parte di questi vanno legati senz'altro alle capacità e alle intuizioni di Rino Snaidero. Ma se vogliamo pensare al mercato di riferimento, il successo della Snaidero è dovuto alla capacità di progettare delle cucine semplici, moderne,
che hanno in molti casi anticipato i tempi grazie alla capacità di vedere in avanti dell'imprenditore e dei suoi collaboratori. Designer di fama internazionale come Pininfarina, Gaolenti e Mangiarotti, che sono stati protagonisti della seconda metà del Novecento nel design a livello internazionale, tanto che la Snaidero è riuscita ad avere tra i primi i propri prodotti esposti al Museum of Modern Art of New York, quindi al MoMA di New York. Ma se da un lato questi 70 anni vengono ben rappresentati da una storia di modelli realizzati in collaborazione con i più importanti designer, dall'altro oggi inauguriamo anche un rinnovamento importante di tutta la gamma dei prodotti attraverso la rappresentazione che viene fatta in questa nuova showroom, una gamma di prodotti che si suddivide in tre grandi importanti aree: le icone, che sono fondamentalmente quelle disegnate dai grandi architetti, il sistema, che è fondamentalmente un grande sistema a matrice molto flessibile che ha infinite possibilità non solo di colore, di dimensione, di personalizzazione, di customizzazione. Uno di solito pensa che solo gli artigiani riescono a fare prodotti personalizzati, customizzati. In realtà l'industria della cucina, e noi in particolare, abbiamo un sistema produttivo che è radicalmente orientato al consumatore, al disegno della tua cucina, che viene poi realizzata in modo customizzato a livello produttivo nel momento in cui tu lo acquisti nel punto vendita. Questa grande area di prodotto è poi affiancata, dove c'è una grande ricerca di materiali, di finiture e anche di funzioni. In particolare adesso siamo su una delle cucine che in questo momento è più trendy, dove la funzionalità e l'estetica dei materiali si combina con una grande attenzione anche al costo, per cui diventano dei prodotti molto interessanti, freschi, giovani, ma non eccessivamente costosi, per arrivare fino all'area che chiamiamo Everyone, che è l'area che è nata proprio per effetto della crisi, quindi con una maggiore attenzione per un'area di spesa meno importante, una maggiore attenzione verso un pubblico più giovane che vuole essenzialità, ma vuole un'essenzialità che sia disegnata, che sia fatta bene, che abbia la stessa qualità dei prodotti, magari di icone dei grandi architetti, però con la ricerca di materiali e di finiture che possono essere realizzati a costi accessibili. La Snaidero si identifica come un'azienda che ha prodotto, ha idealizzato le sue cucine ormai da 70 anni, facendo ricerca, facendo sviluppo, ed è sempre stata un'azienda che ha anticipato i tempi rispetto a quello che era e che è il mercato. E ancora oggi, proprio l'esempio è di questo ultimo mese, l'installazione di un impianto che ci apre un futuro legato ad una nuova tipologia di prodotto che il mercato sta richiedendo sempre di più. E quindi non c'è alcun dubbio che in questo momento, in questa fase di transizione anche per quanto riguarda la modifica dei gusti del mercato, la Snaidero li sta interpretando al meglio, mantenendo comunque la sua identificazione con i prodotti core che ha, soprattutto sulla verniciatura, e quindi è di fatto un'azienda che si muove sui 360 gradi dei prodotti che il mercato richiede.
La tendenza del mercato oggi è quella della forte personalizzazione e vengono richieste quindi molte varianti di colore, molte elementi su misura. La Schneider si identifica a questo, personalizza proprio la richiesta del cliente anche dal punto di vista dimensionale, dal punto di vista dell'utilizzo del mobile. Quindi oltre al catalogo riesce a gestire quelle che sono delle richieste molte volte abbastanza complesse da parte del cliente. E quindi è evidente che con la logica di della riduzione dei volumi dei magazzini diventa quasi una via obbligatoria o prioritaria quella di riportare le produzioni internamente per poterle gestire al meglio in modo economico e soprattutto puntuale. E a differenza di molti concorrenti, per dire, è una delle poche aziende nel mondo della cucina che ha la verniciatura interna da sempre e continua a mantenerla perché offre anche prodotti che in outsourcing sarebbero estremamente difficili da poter ottenere, ad esempio i prodotti micalizzati, che è un asso importante e ci identifica parecchio sul mercato. Il 2016 vede la Schneider chiudere il primo semestre con una crescita del 10% sul mercato interno e del 30% su quello estero. Premio tangibile e recentissimo per chi coniuga tradizione e innovazione. Ma soprattutto sa come farlo. L'esigenza di segmentare il prodotto in tre grandi aree con tre grandi target, cioè le icone, il sistema e la parte everyone, non è solo legata all'evoluzione del mercato tradizionale europeo retail, ma è anche legata fortemente alla dimensione internazionale del gruppo, che soprattutto in questi anni di crisi ha preso una grandissima accelerazione, quindi una grande ricerca di entrare, di sviluppare nuovi mercati, e nuovi mercati significa anche nuovi metodi distributivi e un'attenzione ai metodi distributivi locali esistenti. Le grandi prospettive di crescita per i prossimi anni per la nostra azienda sono nei grandi mercati in via di sviluppo, quindi dalla Cina all'India, all'Australia, all'Africa stessa, che per quanto può sembrare particolare, ma è un mercato che diventerà importantissimo perché è fatto da tanti piccoli mercati che hanno bisogno veramente anche di una cultura di prodotto che in qualche modo portiamo attraverso la nostra esperienza, il fatto di essere italiani, quindi portando in giro per il mondo anche il nostro Made in Italy, ma soprattutto portando in giro per il mondo 70 anni di cultura, storia e capacità di innovazione nel settore della cucina.